Di nuovo buonasera al gruppo di artisti irpini, sempre qui da Maretta Capossela per la mostra Niente di Personale. Partiamo di nuovo da un quadro particolare, vorremmo dire. Questo quadro è molto importante per me perché segna veramente una consapevolezza del mio discorso artistico e quanto poi la mia arte mi renda partecipe in ciò che è poi la mia vita. Quindi, diciamo, in un periodo un po' particolare, anche un po' di solitudine e di problemi miei, comunque mi sono aggrappata alla pittura ed è venuto fuori questo quadro in cui mi sono vista in questo ramo spezzato che fiorisce grazie al frutto che rappresenta la mia arte. Quindi notiamo anche un certo equilibrio un po' particolare perché si regge su tre punti. Comunque conserva e ha la sua eleganza, pur non avendo né acqua né, diciamo, è un po' una metafora per ciò che sento riguardo al mio modo di concepire l'arte. Va a completare queste due figure femminili perché era un soggetto che già avevo in mente, in quanto questo stesso ramo è stato riprodotto, sono quadri dell'anno scorso, nella corona di spine di Crocifissione Verbale, quindi è come se andiamo a completare queste due tele. Mi interessa molto il discorso della donna, nella nostra società, quindi, anche i problemi che si affrontano, anche così molto psicologici. Questo è un altro quadro importante, comunque è stato veramente un quadro di getto, l'ho dipinto in una notte, per una situazione, un fatto accaduto qui di cronaca. Non entro magari nei dettagli per rispetto di tutta la situazione, però diciamo che è un luogo in cui vedo delle donne a cui viene spezzata la vita, qualunque sia il modo o il fatto che poi va a consumarsi. Diciamo la cosa che mi ha colpito in particolare è che io non sapevo neanche cosa avrei ottenuto alla fine in realtà, non avendo un soggetto, non avendo, è stato veramente uno sfogo. Quindi, diciamo, questi alberi rappresentano delle figure femminili, come delle vesti, così con delle braccia in alto, e la cosa che mi ha stupito è che lavorando fino al mattino si è materializzato come un arco attraverso il quale ci si addentra, sembrerebbe quasi un tempio, dove io ritengo, magari il mio inconscio ritiene che siano queste donne. Quindi è un bosco che si nutre di vite spezzate, la linfa che scorre è fatta di sangue. L'occhio parte da questo punto e arriva in questo punto che poi è la parte più buia dove in realtà si consuma la scena, qualunque essa sia. Quindi il titolo è Il Bosco Bianco e l'ho dedicato al femminicidio. Questo quadro mi piace molto perché in realtà mette in evidenza la capacità della donna di rigenerarsi in qualsiasi momento della sua vita. Come ho scritto, perché una donna non si sveglia, non si alza, rialza, sorge, risorge in ogni momento, inventa e reinventa se stessa. Quindi il titolo è Sorgente, ma sorgente non è l'acqua che vediamo dietro di lei, ma comunque è lei, proprio per questa capacità innata della donna Risorgere come un'araba fenice. di risorgere e anche di creare la vita, anche solo dentro se stessa. In questo senso qua. Questo quadro, Linfa, è un quadro dell'anno scorso e comunque era una figura che avevo visto sul web ed era in bianco e nero, comunque io l'ho sviluppato, mi piaceva molto questo abbraccio tra due alberi, io l'ho sviluppato su due tele, proprio per dimostrare l'unione anche delle tele, in modo che una metà non ha senso senza l'altra. Quindi abbiamo un po' il discorso dei ruoli fra uomo e donna nel momento del corteggiamento, quindi sono due alberi nati insieme, però che si amano anche soltanto con questo sguardo che continua in eterno, quindi ho dipinto questi colori dell'alba intorno, però sono loro che irradiano l'alba all'esterno, ecco perché il titolo di Linfa e anche il fatto di avere questo turbine che li avvolge. Che loro stessi radiano, quindi dei petali, ci sono tutti i colori, diciamo, positivi di ciò che rappresenta il quadro stesso.
Questo invece è un quadro un po' particolare, l'ho definito il mio fantasma, il mio urlo di Munch, perché rappresenta uno sfogo mio, comunque una presa di coscienza del mio stato in un determinato periodo della mia vita, in cui mi sono vista, cioè, diciamo, il quadro che, come ho fatto la citazione sul ritratto di Dorian Gray, è il quadro che si è, ha rivelato ciò che ero in realtà, come sta, qual era il mio stato d'animo, perché, come dice anche Pirandello, davanti allo specchio ogni persona, uno nessuno è 100.000, ogni persona assume degli atteggiamenti, si dà un tono, quindi non è mai la stessa persona che poi va in giro, cosa, non è mai ciò che vede nello specchio. In questo caso la tela ha rivelato a me qual era il mio stato d'animo, perché nel momento in cui dipingevo con lo specchio, guardavo i miei occhi, li mettevo sulla tela senza assumere nessun atteggiamento. Quindi alla fine, dopo 3 ore, quando mi sono allontanata dalla tela, mi sono resa conto di questo, di questa figura che poi urla con gli occhi e la bocca secca perché non ha più parole da pronunciare. Quindi diciamo è stato un momento in cui so di aver messo sulla tela questo mio dolore e sono andata oltre, perché è stato, diciamo, anche terapeutico come consapevolezza. Questi quadri sono dedicati al Cristo, alla figura del Cristo, e questo pure è stato un quadro dipinto così di impulso in 2 o 3 ore, la vigilia di Pasqua di 2 anni fa. E mi piaceva questa figura, però l'ho sviluppata al di là del bianco e nero che era. Ho dato il titolo di luce in quanto è una luce che non va a colpire il volto, è una luce che separa il dolore dalla morte. L'ultimo è stato anche un quadro di getto perché non avevo idea di cosa venisse fuori, però le ultime pennellate che ho dato tra spatola e pennello sono state queste pennellate di rosso che rappresentano le frustate date a Cristo, quindi un po' il martirio, tutto la flagellazione, diciamo. Quindi luce, in quanto questa luce separa il dolore dalla morte, in questo senso qua. Questo è un quadro, tutto è compiuto, anche molto personale, sono tutti quadri molto personali, esternano comunque dei miei stati d'animo. L'ho dedicato a mio padre nel momento in cui si concludeva un suo ciclo di malattia, quindi diciamo la morte e il dolore sembra che abbia sempre la stessa faccia, quindi non conta chi è la persona in questione, alla fine la smorfia di dolore è comune a tutti in un momento così delicato come quello della morte. Questo quadro è sempre parte di un periodo particolare, quindi questa donna sola che abita i boschi, l'ho intitolata Graffi d'autunno, ha questa pelle come delle foglie secche in autunno, però lei conserva, nonostante questo momento che sembra di un momento, come posso dire, non di crescita, non di, sembra un momento fermo, lei conserva comunque questa bellezza, questa fierezza che si vede negli occhi, nonostante il dolore, mostra di avere comunque la capacità di andare avanti e di pensare in teoria anche al risveglio, quindi alla primavera. Qui questo è l'ultimo quadro che ho dipinto prima della mostra, mi piacevano molto questi colori, è un soggetto che mi ha colpito proprio per questa esplosione di colori, nonostante siamo in periodo autunnale, comunque ha questa esplosione di vita, di questo sole che irrompe, quindi ho voluto dare il titolo Here Comes the Sun della canzone dei Beatles, proprio per, anche se lì parla di un sole che va incontro all'estate, questo è un sole anche solo autunnale, però comunque rappresenta un po' quella vivacità di gioia stessa del sole che mi ha ispirato. In conclusione, la mostra Indie Personale Maretta Capossela fino al 10 settembre a Via Garibaldi a Calitri. Ricordiamo il contatto Facebook Maretta Capossela, giusto? Sì. E ringraziamo l'artista del gruppo degli artisti alpini. Buonasera. Sì.